Siamo qua a manifestare il disagio dei nostri bambini, degli studenti. La scuola in presenza è un diritto che va garantito, non è una risposta, una chiusura indiscriminata senza uno screening e un monitoraggio serio e costante da parte delle istituzioni. I bambini hanno diritto di vivere la scuola in presenza. Se con questa situazione, con questo virus, dobbiamo convivere, i nostri bambini hanno già imparato a conviverci. La DAD non è una soluzione, può essere uno strumento integrativo della didattica tradizionale, ma non può sostituirla. È un disagio per i docenti, per i genitori, soprattutto per i bambini, ma per gli studenti di tutti i gradi. Ammettendo che ci siano anche le nonne, io sono una nonna, non sono in grado di affiancarla a fare la DAD a casa. Come facciamo a lasciare la bambina a casa da sola a fare una DAD? I bambini hanno bisogno di stare insieme, ma di questa cosa non interessa niente a nessuno. I ragazzi che non frequentano evidentemente le lezioni si riversano il pomeriggio nei centri commerciali, nelle attività lavorative, per cui non vedo come il problema possa essere risolto in questo modo. I bambini subiscono anche delle ripercussioni psicologiche, emotive, alcuni non vogliono seguire le lezioni, alcuni invece non vogliono più uscire di casa, anche se c'è una piccola possibilità non vogliono uscire. E quindi noi genitori dobbiamo anche gestire tutto questo. Come fa una mamma che fa l'operaia ed è costretta ad andare a lavorare perché sennò a casa non si mangia? Come fa la bambina di 6 anni a stare a casa da sola e fare la scuola in DAD? Forse interesserebbe di più se le mamme e i papà approfittassero tutti del congedo parentale e stessero a casa, perché a quel punto sì, metterebbero in seria difficoltà le aziende dove lavorano, che in tanti casi potrebbero essere anche aziende che stanno aiutando alla lotta contro il virus, come aziende ospedaliere, aziende farmaceutiche, supermercati che comunque non possono chiudere. Allora, i casi sono due: o la mamma sta a casa dal lavoro con il rischio che poi l'azienda la licenzia, perché quello sarà alla fine la soluzione, oppure la bambina non farà scuola, dovrà ritirarsi da scuola, starà a guardare i cartoni animati. Arriverà così tardi anche il congedo? Quindi troviamo una soluzione alternativa e i bambini pagano la conseguenza. Forse allora, se stessimo tutti a casa, a qualcuno verrebbe in mente che invece la scuola che il governo precedente aveva preservato va tenuta aperta affinché non solo i bambini stiano bene, stiano insieme, ma i genitori riescano a sopportare un po' più facilmente questa situazione già difficile. Sembra che in Italia i bambini diano fastidio al governo, allora ce lo dicessero che non dobbiamo fare più figli. Poi mi vengono a dire nel giorno della festa della donna che le donne devono avere la possibilità di lavorare. Ma quale possibilità di lavorare se poi non c'è la possibilità di avere magari una tata? Perché mica, una donna che fa l'operaia mica c'ha la tata che gli può, mica c'ha i soldi per pagare una tata. Io mi auguro che veramente non siano i nonni quelli che verranno messi in una situazione di pericolo e di sacrificio, ma che qualcun altro si prenda la responsabilità e la gestione dei ragazzi, dei bambini, piccoli, medi e grandi, che non possono pagare le conseguenze insieme ai nonni di tutta questa pandemia che è difficile, va trovato un sistema, ma non è appoggiandosi per l'ennesima volta ai nonni e togliendo per l'ennesima volta ai bambini che si potrà risolvere e sconfiggere questa maledetta pandemia.